Ok, recensione Griffin 22 mm. Ok, faccio 4 spire, diametro da 2,5. 1, 2, 3 e 4. Prima resistenza. Un, due, tre e quattro. Seconda resistenza. Vado a mettere le viti. Mi serve questo qui a brucola. Svito tutte e quattro viti. Ok. Quindi faccio foro sotto, foro sopra, in corrispondenza del foro dell'aria, prendo e vado ad avvitare e dopo me le vado a sistemare. C'è È un disco uno. bruciato. E un... C'è domanda l'insegna, per favore, cosa esce in due. E due. Ok. Vado a fare pure questo passaggio dall'altra parte. E un... E due. Sempre in questa corrispondenza sempre del foro dell'aria. Vado ad avvitare. E uno. E due. Mo vado a tagliare le eccedenze e poi vado a sistemare le coil. Quindi facciamo E uno, e due, e tre, e quattro. Ok, me le vado a sistemare. E due, più o meno a quest'altezza qua. Ok? Ok. Eccole qua. Poi te, li vedi, però non zaccio come hai in capito? Sono fatto sempre così. vado a sistemare il cotone, però prima di farlo vedo se sono, se è reattivo, se sono attive le resistenze. Non a 70 watt, ovviamente devo scendere col wattaggio. Intorno, andiamo intorno ai 36. Ok, le stringiamo un pochettino. Di poco, non voglio fare una microcoil. Ok, si accendono quasi. Ecco, andiamo a grattare un poco sopra per evitare eventuali hotspot. Buonasera.
Ok, e mo andiamo a posizionare il cotone. Ok. Ok, usiamo Zeus. E uno lo andiamo a tagliare in corrispondenza di questa ghiera, quindi dove inizia la ghiera. E uno. E due, facciamo passaggio anche dall'altra parte. Ok. Ok, facciamo la stessa cosa, quindi. E uno. E due, se è troppo il cotone lo vado un attimo a tagliare tipo a triangolo, perché altrimenti va a finire che non si alimenta bene. Ok, e qua vado a mettere il cotone, lo vado a posizionare internamente a questa ghiera. E due, troppo serio questa recensione. Sì. Tre. E quattro. Lo vado a sollevare un attimo, altrimenti non si alimenta bene. Ok, mo ci passo un po' di liquido sopra. Liquido. Perché sono due? Ok. Perché sono due? Ok. Ok. Dov'è giù qua? Paradiso. Mo possiamo alzare. Ora possiamo alzare un po' col vattaggio. Ma roba, che se da comincia a faticare, no, c'è un altro. Ok. Ok, chiudiamo il tutto, mettiamo il liquido e cominciamo a svapare, ricordando che questo qua, questo è il foro per il passaggio del liquido, deve stare chiuso al momento del caricamento. Andiamo. Ok, andiamo. Ok, avvitiamo il tutto. Ok.
la ghiera l'apriamo dell'aria, perché sotto sta questa ghiera per l'aria, e ora si dovrebbe svapare. Ok, siamo col wattaggio, va bene 52, provate voi? Prova. Ok, vabbè, mo è la parola, aspetta. Adesso giratelo. Ok, è venuta bene. Quantità di fumo impressionante. A posto.